Ma voi chi dite che io sia? Pietro rispose, tu sei il Cristo. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. In Matteo, nello stesso episodio, capitolo 16, versetto 17, viene detto... Beato sei tu Simone, figlio di Giona, perché né carne né sangue te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. Dunque si può avere persino una rivelazione dal Padre, si può accogliere una ispirazione veramente dello Spirito, si può confessare Cristo ma è ancora severamente proibito di parlarne. Non che non è caso di parlare, è proibito di parlare, severamente proibito. E evidentemente non è così semplice questa questione di confessare. Tu sei Cristo e dopo un istante sentirsi dire, eh, tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Tu sei Satana, cioè quello che dietro fa i suoi conti, davanti si fa vedere vicino, gentile, aderente, ma dietro no. Ed è interessante che poi Cristo gli dice: mettiti dietro. E infatti, da dietro Cristo sperimenterà Pietro che li passerà davanti e lo rinnegherà tranquillamente. Allora, tutte e due che ho citato, sia Marco nel capitolo 8:30, sia Matteo 16:20, dicono che severamente ha dato ordine di non parlare di lui a nessuno, ad alcuno. Perché se si parla, bisogna parlare in modo tale che il parlare è una testimonianza. E questo senza lo Spirito Santo non si può. Atti, primo capitolo 8. Io cito, dico una parentesi, cito i versetti perché molte persone amano poi andare a ripescare e meditare. Allora, Atti 1.8 viene proprio esplicitamente detto che ci vuole lo Spirito Santo che ci renderà testimoni. Ora vuol dire che si può partire a parlare di Cristo senza... Avere esperienza dello Spirito Santo. Dunque sarà uno scisma tra il parlare di e eh, fragilità di testimoniare, cioè non sarà resa testimonianza. Allora è proibito a parlare perché parlare in questo stato così si rischia evidentemente di aprire una via sbagliata. Una via di errore su Cristo, ma anche su di noi di conseguenza. Cristo parla della sua Pasqua. Lui dice di farsi il dono di essere consegnato nelle mani, e sarà un dono rifiutato, ucciso. Eh, da chi? Dalle autorità di tutti i tre rami del governo. Di Israele, anziani, l'economia, scribi, dottrina, sacerdoti, la pratica religiosa. Di tutte le tre autorità lui sarà rigettato, non dei peccatori, ma di quelli che si ritengono giusti, e alla fine li ha confusi perché dice che il terzo giorno risusciterà. E questo evidentemente non hanno capito, così come non hanno capito, si vede, i due discepoli di Emus. Si sono fermati alla morte, ma non, non hanno capito che uno che si dona con amore, anche se muore, vivrà. E questo chi non ha esperienza è una teoria. E quando ti tocca, non capisci. E così i due discepoli di Emoz non hanno capito. Ora, la nostra salvezza è avvenuta proprio in questo passaggio pasquale di Cristo, dove per noi, per gli uomini, per la nostra umanità, vissuta da figlio, si è aperta questa possibilità di avvolgere noi stessi nell'amore come un dono per un altro. No? Quando tu fai un regalo a una persona, e metti... Impacchi bene, no? fai un bel pacco, cioè, avvolgi in qualcosa di carino, di bello. È proprio così, avvolgere noi stessi nell'amore per essere consegnati. E questo si è aperto, perché fino a Cristo nessuno ha potuto pensare che darsi nelle mani di chi ti odia e chi ti vuole fare del male vuol dire passare la vita. Eh, questo fino a quando non lo provi è difficile capire, ma è così. E Chiesa raccoglie questo passaggio in un sacramento che è il battesimo. Raccoglie questo passaggio dai morti che eravamo ai vivi, che siamo tornati vivi dai morti, questo passaggio dei isolati. Curvati sulla terra, preoccupati per noi stessi, per sopravvivenza alle persone generose che si donano, eccetera, è proprio il battesimo. Paolo dice: Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dei morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Romani 6, 4. Allora è proprio esperienza battesimale e questa sepoltura nella morte ed esperienza del Padre che ti risuscita, non da solo, non ti metti da solo in piedi e cammini, sei risuscitato dalla, dalla opera del Padre. E così cominciamo a vivere in Cristo, in Cristo, Galati 3, 28. Vivere in Cristo, siete uno in Cristo Gesù. Chi non è innestato in questa esperienza di essere con Cristo e di sperimentare almeno qualche volta il battesimo, cioè il modulo battesimale, che davvero sei stato sconfitto, sei fallito, eri condannato, eri ingiustamente trattato, non so che cosa, e hai sentito la forza della vita. Eh, Cristo è estraneo, è qualcosa di teorico e di fuori di te, non dentro. Non c'è ancora un nesso organico vitale, diciamo questa parola pesante, ontologico, dove la nostra esistenza è veramente legata a quella di Cristo. Allora Cristo rimane esterno, e allora si può confessarlo, si può spiegarlo, ma dall'esterno e poi essere profondamente preoccupati per se stessi. Pietro lo ha cominciato a conoscere quando si è messo a piangere e si è incontrato, Luca 22, 61, 62, quando si è incontrato con sguardo nel processo di Cristo in primo piano e Pietro sul cortile nel rinegamento. Allora ha cominciato a conoscere Cristo in quello sguardo. Che gli ha praticamente suscitato il battesimo, è la novità di Pietro. E allora all'ultimo incontro, Cristo non gli dice chi pensi tu che io sono, ma lo ha portato al punto di dire: Tu sai che ti amo. E allora è arrivato da una conoscenza all'amore, che è l'unica conoscenza che supera tutte le conoscenze ma attraverso il suo fallimento, attraverso il crollo, attraverso la morte, dove tutti i suoi i voti, promesse, tutto questo è fallito. Io ti giuro, io sarò, sì, questi ti troderanno, ma figurati, guarda a me. Tutto questo è andato in frantume e lo ha conosciuto attraverso la salvezza. Cristo si conosce quando agisce su di te salvandoti come la liturgia, che è un'azione di Dio su di noi. Dio si conosce quando si accoglie la sua opera e perciò si diventa tutt'uno con Cristo, portando sempre e dovunque nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo, secondo Corinzi 4,10, portando la morte di Cristo. Nel nostro corpo affinché nostro corpo, reso simile, nei Romani, vi ricordate, lettera ai Romani? Reso simile alla morte di Cristo, la morte di Cristo manifesta l'amore del Padre. E allora noi portiamo la morte di Cristo in modo che manifestiamo un amore, manifestiamo la sua vita. Ora voi siete corpo di Cristo, 1 Corinzi 12, 27. Corpo di Cristo. Allora la domanda è giusta: ma cosa manifesta questo corpo? Se non c'è Cristo dentro, cosa manifesta un corpo? La morte, ma non di Cristo. Quella è manifestata la vita del Figlio, ha manifestato che è Figlio, un'umanità filiale, resa di gloria di Dio, a pari della divinità. Cosa pare manifesta un corpo se non è di Cristo, se non c'è Cristo dentro? E Fisini, nel primo capitolo 22 e 23, o 5 e 23, Paolo sottolineerà, noi siamo il suo corpo e lui è il capo di questa chiesa che è il corpo. Ma allora stiamo molto attenti perché il Vangelo di oggi fa vedere che è possibile uno scisma tra il capo e il corpo. Che noi non siamo più innestati in Cristo, non abbiamo più lo Spirito Santo che è la sua vita, che noi possiamo rendere testimonianza non attraverso opere geniali ma attraverso il modo di morire, il modo di consegnarsi e di consumarsi. Questo è il punto. Perciò, vedete, è molto più facile fare le opere, chiesa che si lancia in tutte le attività, perché è più facile insegnare, aprire le scuole, fare le cose, che invece rendere testimonianza. E perciò diventa problematico perché... La parola anadexai, che viene nella preghiera eucaristica di Basilio o Crisostomo, mandi lo Spirito su questo pane che manifesti il corpo di Cristo. Mandi su, su di noi lo Spirito Santo che manifestiamo che si manifesti Cristo. Siccome l'abbiamo cancellata dalla liturgia, l'abbiamo cancellata anche dalla ecclesiologia probabilmente, no? Cioè, che cosa manifestiamo? Allora concludiamo con la domanda di Cristo. Ma la gente cosa dice della Chiesa? Cosa dice della Chiesa la gente? Più lunga è la storia della Chiesa in un paese, più sono arrabbiati con la Chiesa. Così è la storia, non è che sto esagerando niente, vero? Questa è la testimonianza della cultura, della storia. Cosa dice la Chiesa del corpo di Cristo? Cosa manifesta? O Cristo è una teoria rimasta bella, un grande filantrope, ma la Chiesa non c'entra niente con Cristo. Ma com'è possibile una testa senza il corpo e un corpo senza la testa? Allora vedete, il Vangelo di oggi apre un capitolo molto grosso: il nemico può fare uno scisma, creare uno scisma tra il corpo e la testa. E questo è interessante. E il grande russo dice, dove c'è la battaglia spirituale? Non nei contenuti, se una parola è giusta o no, ma nel modo di vivere, cosa si manifesta. E allora si può parlare con molta chiarezza, ma è sempre importante vedere... Chi vive con te, chi vive insieme, quelli sanno chi siamo. Dove appari per un'ora, due ore è facile, no? Ma chi si vive insieme, lì ci conosciamo. E lì nasce l'unità battesimale, eucaristica, che il pane manifesta ciò che veramente è il corpo di Cristo.